Io comincio con Marco Nato. Sì. Allora, mi presento, sono Luca Bassotti del Corriere Adriatico, tra l'altro ci siamo sentiti anche al telefono, insomma sì. La società l'ha rincorsa per diversi giorni, poi alla fine è arrivato qui a San Benedetto, tra l'altro ormai lei era in rottura con l'Arezzo, aveva voglia insomma di cambiare aria. Sì, io aspettavo solamente il passaggio dell'Arezzo perché con la San Benedettese avevo già trovato accordi molto tempo fa, insomma, quindi aspettavo solo il passaggio da parte dell'Arezzo e purtroppo tiravano sempre indietro, aspettavano, cercavano di prendere tempo e niente, insomma, però adesso sono arrivato. Mi è parso, anche leggendo un po' le cronache di Arezzo, che lei è venuta a San Benedetto con grande voglia di rivalsa, perché forse è rimasto un po' male forse da come si è comportato l'Arezzo e quindi lei si vuole rimettere un po' in discussione. Ma io sono un giocatore che si è sempre messo in discussione, cioè ho sempre rifiutato magari di fare la panchina per cercare di mettermi proprio in discussione anche magari in piazze dove altre persone non ci sarebbero mai andate. Poi quest'anno è venuta la San Benedettese, una grandissima piazza, vabbè la classifica è quella che è, però cioè, l'importante è mo lavorare e cercare di uscirne il prima possibile. Poi ho visto anche gli acquisti che sta facendo il presidente, eccetera, c'è la voglia da parte di tutti di uscire il prima possibile insomma, da questa situazione. Parlando con il suo procuratore mi diceva che insomma, in fondo San Benedetto può essere una tappa importante, fondamentale per dare insomma, lo slancio per eventuali campionati di Serie B, società di Serie B che potrebbero essere interessate a lei, penso, mi sembra. No? Penso di fare questi sei mesi qui alla San, dopo vedremo tutto da farsi. Poi il presidente ha già progettato, ha fatto dei progetti anche a più lunga scadenza, ne parleremo a tempo debito, insomma, quindi cioè, intanto sto qua sei mesi e poi hanno anche prospettato un futuro qui, insomma. Vorrà subito dimenticare le 5 reti prese domenica, insomma, perché è stata una partita pazza, già, insomma, quella di domenica, no? Non mi ricordo, quindi non è un problema, cioè, purtroppo le scelte ogni tanto sono un po' affrettate. Quindi non è solo colpa mia o colpa della società, insomma. Aveva altre soluzioni oltre a quella di San Benedetto. Come mai ha scelto San Benedetto? Perché tra l'altro c'era Taranto, per fare un esempio, che la voleva. Per la piazza e perché anche mi avevano prospettato un progetto futuro importante, insomma. Quindi ho preferito alla fine venire qua. C'era Marco Nato. Questo significa, a parte una domanda già bella vecchia come il cucco, che già 20 giorni fa le dissi, se arriva Marco Nato, Dazzi che fine farà? La società che intenzioni ha davanti all'acquisto di Marco Nato? Mette in discussione Dazzi? Dipende da Dazzi. Cioè nel senso che Marco Nato sicuramente è un valore aggiunto per la San Benedettese, poi sarà il mister a decidere chi gioca sicuramente, quindi poi dipende da Dazzi se la sente di entrare in competizione, una sana competizione, oppure quindi non poi fino al 31, anzi al 2, sai quello che succede?